uma alegria muito grande, o mundo salesiano, estarmos aqui no Vaticano para esse momento forte de espiritualidade. Porque eu acredito que celebrar a santidade de um irmão nosso é nós celebrarmos a eficiência do carisma de Dom Bosco. Ad honorem sancte et individuo trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes sepius implorata ad deplorimorum fantorum nostrorum consilio beatos Ioannem Baptistam Scalabrini et Artemidem Sati Sanctos. Indimenticabile, penso, per tutta la vita. Mentre Gesù è in cammino, 10 lebbrosi gli vanno incontro gridandogli: «Abbi pietà di noi!» Tutti e 10 vengono guariti, ma soltanto uno di loro ritorna per ringraziare Gesù. Fermiamoci su questi due aspetti che possiamo ricavare dal Vangelo odierno: camminare insieme e ringraziare. Fratelli e sorelle, la malattia e la fragilità comune fanno cadere le barriere e superare ogni esclusione. Ma camminare insieme, cioè essere sinodali, è anche la vocazione della Chiesa. Chiediamoci quanto siamo davvero comunità aperte e inclusive verso tutti. Il secondo aspetto è ringraziare. È una grande lezione anche per noi, che beneficiamo ogni giorno dei doni di Dio, ma spesso ce ne andiamo per la nostra strada dimenticandoci di coltivare una relazione viva, reale con Lui. Non dimentichiamo di sentire e dire grazie, grazie. I due santi oggi canonizzati ci ricordano l'importanza di camminare insieme e di saper ringraziare. Il vescovo Scalabrini, che fondò la Congregazione per cura dei migranti, affermava che nel comune camminare di coloro che emigrano non bisogna vedere solo problemi, ma anche un disegno della provvidenza. Da parte sua, il fratello salesiano Artemide Frati, con la sua bicicletta, è stato un esempio vivente di gratitudine. Guarito dalla tubercolosi, dedicò tutta la vita a gratificare gli altri, a curare gli infermi con amore e tenerezza. Pieno di gratitudine per quanto aveva ricevuto, volle dire il suo grazie facendosi carico delle ferite degli altri. Preghiamo perché questi nostri santi fratelli ci aiutino a camminare insieme senza muri di divisione e a coltivare questa nobiltà d'animo tanto gradita a Dio, che è la gratitudine.